Un gruppo di ragazze pellegrine che cantano e che pregano davanti a quello che un tempo era più visibilmente il promontorio del Golgota Calvario. E alle mie spalle tante persone che attendono, alcune anche in preghiera, di entrare e salire per riunirsi accanto a quella roccia che vide la crocifissione di Nostro Signore. Venerdì Santo a Gerusalemme, le porte del Santo Sepolcro stanno per essere aperte. Ancora qualche minuto di attesa che trascorre in un'atmosfera di grande raccoglimento. Alcuni frati pregano. Questo gruppo di giovani spagnoli fanno qui la loro via crucis. Di Hong Kong. È un gruppo, un piccolo gruppetto di 17 persone. Il Venerdì Santo a Gerusalemme, che cosa farete tra poco? Adesso leggiamo e preghiamo questa passione di Gesù Cristo e poi facciamo alcune ore, un'oretta di adorazione. Come sta vivendo questo piccolo gruppo di Hong Kong questo Venerdì Santo a Gerusalemme? Oh, è un'esperienza incredibile, ma sai che viene qui proprio il posto dove tutto è successo 2000 anni fa. È veramente un grande momento per noi cristiani essere qui dove tutto è accaduto. Poi, alle 8 in punto, all'arrivo di patriarca, clero locale e francescani, si aprono le porte della Basilica. Entra solo chi partecipa alla speciale funzione liturgica del Venerdì Santo, la celebrazione della Passione del Signore, che si terrà proprio al Calvario. Subito dopo le porte si richiudono, verranno riaperte soltanto al termine della celebrazione. Il Venerdì Santo, la Basilica del Santo Sepolcro, diventa più che mai il cuore di Gerusalemme, perché in questo luogo siamo vicini, se non con il tempo, certo con lo spazio, al cuore della storia e della salvezza. E il Calvario Golgota, lo spuntone roccioso, in alcuni punti ancora oggi ben visibile, sul quale fu infisso il palo verticale della croce di Cristo, mai come in questo giorno diventa un luogo di profonda preghiera e di commozione. Quando sono andato a inginocchiarmi sotto l'altare e a baciare il punto dove Gesù è stato crocifisso, mi sono messo a piangere come un bambino, ho 63 anni, non mi aspettavo questa forte emozione e speriamo che lo Spirito Santo mi accompagni per il resto dei miei giorni. Ma se è vero che questo giorno ha il suo fulcro dentro la Basilica del Santo Sepolcro, il Venerdì Santo, giorno particolarmente sentito dalla popolazione cristiana locale, lo si vive anche fuori, lungo la strada più famosa della città vecchia di Gerusalemme, quella segnata per sempre in tutte le lingue Via Dolorosa. Tanta gente, giunta da tutto il mondo, ha voluto percorrerla anche quest'anno, proprio in questo giorno, commemorando il cammino e le sofferenze del Signore. In particolare lungo la Via Dolorosa si sono susseguiti i cortei dei cristiani di Gerusalemme, in testa ai fedeli che accompagnavano il patriarca latino, Monsignor Tual, seguiti dalla processione guidata dai francescani con il custode di Terra Santa, padre Pizzaballa, e infine i parrocchiani di San Salvatore. Sono tanti i gruppi sulla Via Dolorosa questa mattina. Sta arrivando ora la processione guidata dai frati francescani, che ripercorre la Via Crucis seguito da fedeli e pellegrini. La Via Crucis quest'anno non era però paragonabile alla gran folla dell'anno scorso, quando i pellegrini erano moltissimi e quindi, almeno fino alla settima stazione, è avanzata, raccolta e ordinata e, malgrado le vie strette, il traffico, ha consentito di immergersi nella preghiera, meditando la passione del Signore e il suo cammino verso il Calvario. Io sono molto, come dire, emozionato di essere qua e non era la prima volta che venivo, però certamente di Venerdì Santo insieme a tutti i cristiani di Terra Santa è un'emozione molto forte. Poi ci sentiamo in comunione anche con loro che vivono, insomma, una situazione abbastanza difficile e quindi siamo felici di essere qua. E anche se la processione, l'incrocio con il mercato arabo, si è confusa nella calca, nel rumore della città vecchia, questo percorso contribuisce sempre a calarsi nel tempo e nello spazio di una geografia e di una storia della salvezza per rivivere pienamente qualcosa che non è un racconto astratto e lontano. Beh, certamente il luogo è molto suggestivo e quindi ci fa pensare appunto al momento storico in cui Gesù ha patito la sua passione e la sua morte qui per la salvezza di tutti gli uomini. Certamente qui c'è molta suggestione rispetto ad altre parti dove c'è solo l'aggancio liturgico e magari anche una difficoltà di fede.
qui certamente i luoghi richiamano molto di più. Qui c'è la difficoltà di camminare in un ambiente che non aiuta la preghiera, diciamo. Ho detto ai miei pellegrini che Gesù era nelle stesse condizioni, anche lui è stato strattonato, spinto, deriso, ostacolato lungo il cammino e quindi anche lui ha dovuto patire molto di più. La difficoltà della preghiera, anche personale, molte volte consiste anche in questo. Dopo la preghiera al Calvario, i francescani hanno concluso come sempre la Via Crucis davanti alla tomba vuota, pregando per le intenzioni del Santo Padre. Intanto, fuori della Basilica del Santo Sepolcro, concludevano la loro Via Crucis i fedeli della Parrocchia Latina di San Salvatore. Le loro preghiere, i loro canti in arabo, si sono mescolati alle molteplici lingue che hanno via via animato sempre più la mattina di questo Venerdì Santo di Gerusalemme, in un piazzale ormai affollato di pellegrini giunti da ogni dove. Mattina di un Venerdì Santo particolare quest'anno, soprattutto per chi, negli stessi momenti, in Italia, piangeva le vittime del drammatico terremoto in Abruzzo. Che ho pregato molto per le vittime del terremoto, anche perché noi siamo di Avezzano, vicino L'Aquila, e conosciamo parecchia gente che è rimasta sepolta sotto le macerie. È stata bellissima fare la Via Crucis e sentire anche le preghiere dette in arabo, alle quali noi potevamo rispondere tranquillamente in italiano. È stato un momento di non ecumenismo, però proprio di unione della religione cristiana cattolica.